Salve care amiche ed amici, al più presto farò altri video. Per il momento, fin da questa mattina, mi trovo fuori casa, quindi non ho potuto girare niente. Adesso è pomeriggio e ritornerò per la merenda. Però appena posso, carico un nuovo video. Intanto vi saluto e vi ringrazio di seguirmi, sia in YouTube che in Spreaker. Arrivederci. Postum filmatum. Ultimamente, ma già da parecchio tempo, ho fatto dei video parlando della politica italiana. E qualcuno ha voluto sollevare delle polemiche. Io non ho mai tifato per nessun partito politico, ho sempre detestato la partitocrazia e soprattutto non ho mai avuto nessuna ideologia politica. Se condivido con voi le mie idee è per arrivare a qualche conclusione, non per fare della polemica. Non ve la prendete. Io ho votato Movimento 5 Stelle, ma non per questo prendo tutto quello che fanno i pentastellati come oro colato o come se leggessero la Bibbia. Io conservo sempre un certo senso critico e quindi voglio capire quello che bisogna fare, quello che bisogna scegliere. Quindi non voglio che anche loro mi deludano. In un video ho spiegato fin da giovane per chi ho votato e che ho cambiato di voti, di partiti, perché i partiti mi hanno sempre tutti delusi e quindi io non sto con i partiti, sto con quello che i politici dovrebbero fare e che molte volte tradiscono. Quindi non ve la prendiate se ascoltate i miei commentari politici, perché non sono gratuiti. Sto solo raccontando la mia esperienza per quello che ho votato, i partiti che mi hanno deluso. Negli ultimi video io spiego questo, fin da giovane, fin dai 18 anni, perché ho cominciato a votare. Se vi interessano queste cose che io comparto con tutte e tutti voi, guardate i miei video sulla politica. E non è una polemica gratuita contro il Movimento 5 Stelle, perché io l'ho votato, ma non accetto acriticamente tutto quello che fanno. Quindi non sto contro il Movimento 5 Stelle. Ma voglio capire meglio quello che fanno e se veramente ha ancora qualcosa da dare il movimento, perché da movimento si sta convertendo in partito politico e poi magari può essere un partito come qualsiasi altro. Quindi continuerò a fare video sul Movimento 5 Stelle, anche se a molti di voi non fregherà un cazzo e a qualcuno lo farà eritare, ma chi se ne frega? Io parlo di quello che voglio e voi ascoltate quello che volete. Comunque, in molti mi hanno dato ragione e questo mi spinge ad andare avanti. Allora, ringraziandovi di nuovo per seguirmi, vi saluta il vostro Sant'Enchan. Io non sono nato per essere seguace, sostenitore, simpatizzante, militante, di nessuno, ma per dare il mio appoggio a chi reputo di fiducia, soltanto sulla base dei programmi che presenta, e quindi posso togliere la mia fiducia a chi voglio e posso dare e riporre la mia fiducia a chi voglio io. Io non cerco di essere un militante, un indottrinato, un seguace, sono un cittadino con senso critico che vota con senso critico, quindi critico tutti i movimenti politici che voglio, quando voglio, come voglio e perché voglio, perché io ho una prospettiva autonoma e indipendente, che può anche essere sbagliata, ma è mia, e preferisco armarmi un giudizio sbagliato sulla realtà piuttosto che ripetere cose giuste inculcatemi da altri. Quindi preferisco rimanere autonomo e critico.
verso qualsiasi movimento e verso qualsiasi partito politico, perché io sono un elettore, non un seguace. Io non seguo nessun guru, nessuna chiesa. Io voglio razionalizzare quello che la politica deve fare e poi voto col cervello. La gente mi chiede: ma tu con chi stai? Ma tu da che parte stai? Io non sto da nessuna parte e non sto con nessuno, io sto con me stesso e dalla mia parte. Posso appoggiare qualche candidato se lo ritengo opportuno, ma deve fare i miei interessi, non io i suoi interessi. Io non voglio essere strumentale a nessun partito politico, né a nessun politico. I politici sono funzionari di Stato, sono servi della gente, sono servi dello Stato. Quindi ci sono asserviti al popolo, alla causa del popolo. Li votiamo perché ci servano. Se non ci servono, cambiamo voto. Quindi io non sto con nessuno. Cerco di pensare, di interpretare la realtà. Preferisco sbagliarmi interpretando la realtà piuttosto che avere una buona interpretazione inculcatami da altri. L'ultima volta che ho votato Movimento 5 Stelle. Se volete sapere tutte le volte anteriori chi ho votato, basta che guardate i miei ultimi video sulla politica. Ne ho votate di cotte e di crude. E sono arrivato al Movimento 5 Stelle perché tutti gli altri mi hanno deluso. Spero che anche loro non mi deludano. Comunque voto sempre con il raziocinio e preferisco sbagliarmi nel giudicare la realtà politica piuttosto che mi dicano una verità altri, che mi impongano una verità. Preferisco sbagliarmi io. Sarà male? Non lo so. Però è meglio ragionare da sé che farsi ragionare. Che ti dicano dall'esterno cosa fare. E questo purtroppo è uno dei difetti ultimi del Movimento 5 Stelle. Arrivederci. La politica non è mica una partita di calcio, che devi stare da una parte o da un'altra, che devi tifare per l'uno o per l'altro. La politica non è mica una cosa che segui come una banda rock o una stella del pop o un famoso del cinema. Non è che devi tifare per sostenere un movimento politico. Devi cercare chi rappresenta i tuoi interessi e votarlo, ma farlo col cervello, non con la passione, con i sentimenti. Con la razionalità, non con l'irraziocinio. Quindi, quando mi dicono: ma tu da che parte stai? Ma che stanno parlando di calcio o di politica? Capito? Per quello, io non sto da nessuna parte, cerco solo chi stia dalla mia parte, perché sono i miei interessi che devo difendere, non io a difendere gli interessi dei politici e dei movimenti e dei partiti politici. Arrivederci. Ciao. Qualcuno commentava in uno dei miei video, nei quali parlo del Movimento 5 Stelle e delle defezioni, che io di politica non ne capisco niente e che mi faccio influenzare dalla televisione. Sarà vero o non sarà vero, non me ne frega la verità. Grazie.